Bastatore, non ascoltare quest'imbroglione! Ti sta mettendo in testa solo falsità! Non devi credere ad una sola parola di quello che dice! È un bugiardo! Un bugiardo? Ma com'è possibile? Lui è un illustre dino psicologo! La verità è che lui non è un vero dino spicologo! Cosa? Oh, Bastatore, non credergli! È lui il bugiardo! Sì, sei tu il bugiardo! No, non è vero! Lo sai bene che sono una schiappa con le bugie! È lui che sta mentendo! Tu stai mentendo! Io non sto mentendo! Io voglio solo il tuo bene! È lui che vuole usarti! Sì, giusto! Tu vuoi usarmi! No, Bastatore, non devi ascoltarlo! È lui che non devi ascoltare! Lui è un truffatore! Lui è un ignorante che non capisce niente! Lui non capisce niente! Ed è pure brutto! Basta! Smettetela! Io non so più a chi dare ascolto! A me! Io sono tuo fratello! Brr. No, devi dare ascolto a me! Io sono il tuo dino psicologo! Tu non sei un dino spicologo! Certo che lo sono! Ah sì? Beh, hai studiato per fare questo mestiere per caso? Beh, io, ecco, vediamo... Ma soprattutto, hai una laurea in spicologia? Si dice laurea, Arex! Vabbè, quella! Ma a che servono tutte queste domande? Su via! La laurea ce l'hai o no? No, ma non mi serve una laurea, né tantomeno ho bisogno di studiare! Sono già fin troppo intelligente! Ecco, sentito Bastatore? Questo qui non è nemmeno laureato. Cavolo, hai ragione. Mi ha usato solo per rubare i miei soldi. Cosa? No, 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 non è vero. Io non voglio i tuoi soldi. Volevo solo aiutarti. Tu hai bisogno di me. Mi dispiace, dottor Cornutis, ma ti sei messo contro due detective. Quindi ti arresto e indichiaro. No, come osi, tirannosauro verde? Lasciami, lasciami. Avanti, niente storie. Bravo, Arex. Sbattiamolo subito in prigione. No, 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 non ci voglio andare in prigione, no. No, no, no! Il giorno dopo. Bastatore, chi hai? Non lo so, Arex, non ho voglia di vedere nessuno. Ma perché? Abbiamo finalmente sbattuto in prigione quell'impostore del dottor Cornutis. Forse è per questo. Avevo finalmente trovato qualcuno con cui parlare e mi è stato portato via. Beh, vuoi parlare con me? No, intendo che avevo finalmente trovato un bravo dino psicologo, ma... Ma lui non era bravo, anzi, non era nemmeno un vero dino spicologo. Magari sì, è possibile che la psicoterapia non abbia funzionato. Perché sono sbagliato io. Forse nessuno può aiutarmi davvero. Dopotutto, sono solo un povero stupido. Sono rozzo, antipatico, nervoso e forse non sono nemmeno così buono. E per questo merito di restare solo. Ok, torniamo dal dottor De Cacchis. Cosa? No, 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 dal dottor De Cacchis, no. Zitto e vieni. No, dai, Arex, non voglio. Ho detto vieni. No, Arex, che fai? Mollami. Ora tu entri lì e ci vediamo dopo. E dai, Arex, non mi va. Dottor De Cacchis. No, 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 zitto, che fai? Levati. Sono Bastatore. No, 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 non è vero, non sono Bastatore. Oh, Bastatore, che piacere, avanti. Entra pure. E ricorda, porta il tuo cervello con te. No, io da quello non ci vado. Dai, entra. No. Ho detto entra. No, non entro, non puoi costringermi. Sì, invece. No, 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 Arex, che fai? No, 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 no. Ci vediamo dopo, ciao. Aspetta. Ma te guarda che fratello sconsiderato che ho. Non lo sopporto, non lo sopporto. Senta, dottor De Cacchis, non ho voglia di perdere tempo. Mi faccia una diagnosi a caso e mi faccia andare. Non posso aiutarti se prima non ti decidi ad aprirti con me. Se non ti sbrighi sarai tu ad aprirti, perché ti spaccherò la testa in due, ok? Ok, io inizio a prendere appunti. Non c'è niente su cui prendere appunti. Anche questa reazione è qualcosa su cui prendere appunti. Bene, vuoi prendere appunti? Allora appunta questo. Sono un dinosauro orribile, un pessimo fratello e un amico inaffidabile. Per questo merito di restare solo. Tratto male tutti, perché odio la vita, odio questo posto, odio te e chiunque osi avvicinarsi a me. Perciò mi lasci in pace e mi mandi subito a casa. Mm-hmm.
Caro Vastatore, dicendo queste cose sei stato più chiaro di quanto tu possa immaginare. Tu pensi di meritare la solitudine e per questo ti sta bene sentirti solo. La verità è che non lo sei davvero. Ti sei autoconvinto di essere solo perché hai paura che le persone che ami possano abbandonarti. E così ti sei creato una corazza fatta di cinismo e rabbia. E ti infuri con facilità perché hai il terrore di non essere compreso e tratti male gli altri perché è l'unico modo che hai per non sentirti una nullità. Ma tu non sei una nullità. Solo perché non sei nato dall'amore di due genitori non significa che non meriti di essere amato. Sei nato in laboratorio, non è vero? E questo ti fa sentire una macchina incapace di provare sentimenti. Ma non è così. Il tuo cuore è reale ed è un grande cuore. Sei un dinosauro buono e gentile, anche se odi ammetterlo. La tua vita non è stata semplice e nonostante questo hai sempre trovato la forza di andare avanti. Meriti di essere felice, Vastatore. Lo meriti perché sei un tirannosauro forte, coraggioso e con tanto, tantissimo da dare al mondo. Perciò amati, perché sei speciale. Ok, allora, adesso vedrà un po' di acquetta scendermi dagli occhi, ma voglio che lei sappia che non sto piangendo! Oh, caro Vastatore, va tutto bene! Io non so come ringraziarla! Mi sentivo così perso! Sono felice di averti aiutato! Solo che in questo momento non ho i soldi per pagarla! Non ti preoccupare, questa seduta la offro io. Grazie, 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 grazie davvero! E vai! Te l'avevo detto io che il dottor De Cacchis era bravo! Cosa? Ma tu hai sentito tutto? Sì, ma sono stato aiutato da qualcuno, non è vero? Fermi tutti, questa è una rapina! Ehi, origliare i discorsi di una seduta psicologica è vietato! Grazie di cuore, signor De Cacchis. Con una sola seduta è riuscito a rimettermi al mondo. È stato un piacere, Vastatore! Andiamo, Arex! Sì, andiamo! Oh, tutto è bene quel che finisce bene! Non è vero, Vastatore? È proprio vero, Arex! Lo ammetto, non credevo che andare da un dino psicologo fosse tanto utile. E mi dispiace d'aver giudicato male quel dottor De Cacchis. Non ci pensare ora! L'importante è che tu stia meglio! Sì, è vero. Ho capito che non bisogna vergognarsi di andare da un dino psicologo, anche se non sempre è facile trovare quello giusto per te. È vero! Di certo il dottor Cornutis non era quello giusto. Vabbè, quello non era nemmeno un dino psicologo. Infatti, era solo un truffatore. Avresti dovuto darmi ascolto fin dall'inizio. Sì, lo so. Ma tu hai la testa dura. Sì, ho capito, basta. Quindi avevo ragione io. Sì, ma adesso piantala se non vuoi che ti stacchi la testa a morsi. Oh, sei proprio tornato il Vastatore di sempre. Quanto sono felice, ti voglio bene. Ai, Arex. Abbracciami. No, lasciami stare. Ehi, tirannosauro verde. Non dimenticare che adesso mi devi 4 torte in tutto. Ah, giusto, te le vado a fare subito. Ecco, io ti aspetto, ciao. Non ho capito di che torte parla. Oh, niente, gli ho promesso delle torte fatte con le mie zampette. Quindi tu cucinerai delle torte per lui? Sì. Ehi tu! Buona fortuna per quando mangerai le torte di Arex. Ti auguro di non passare tutta la notte a vomitare. Oh, e dai, zitto, non dire così. E oh, prova a salvargli la vita. Comunque, ora che ci penso, dove hai trovato tutti i soldi per pagare quel cattivone del dottor Cornutis? In realtà gli ho detto che avrei pagato tutte le sedute alla fine dell'anno. Ah beh, meno male, almeno non dobbiamo farci ridare i soldi. Ma come avresti fatto esattamente? Semplice, non lo avrei fatto. Cosa? Sì, sarei scappato prima della fine dell'anno senza farmi trovare da lui. Sarebbe stato un po' come truffare un truffatore, eh? Farò finta di non aver sentito. Ti perdono solo perché si tratta del dottor Cornutis. Sta di fatto che non gli ho dato un centesimo. Meglio così, ma promettimi che non farai mai più una cosa del genere. Ok, lo prometto. Bravo. Però lui se lo meritava. Bastatore. Ok, scusa, come non detto. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa saga, ma prima di chiudere il video ci tenevo a ringraziare il piccolo Gabri per aver ispirato questa storia e per avermi regalato il giocattolo del dottor De Cacchis. Il personaggio è stato completamente ideato da lui, perciò il suo contributo è stato molto importante. Grazie Gabri, ti mando un abbraccione. E grazie anche a tutti voi per aver seguito questa storia fino alla fine. Spero vi sia piaciuta. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!